Sono la luna e brillo nel cielo sul regno della notte. Mentre tutto intorno a me è buio e tenebra, io risplendo. La mia luce è amica e dà serenità. Sono una fiaccola che indica il cammino. Sono un cerchio di diafano bagliore. Io, la luna, abito in un quadro di Dosso Dossi. Un quadro che rappresenta la notte. Fuori da questo dipinto regnano il sole e la luce, poiché è giorno. Ma qui in questo quadro c'è la notte, la tenebrosa notte, con i suoi silenzi e le sue magie, con la sua pace, ma anche con i suoi incubi inquietanti. Io sono la luna e non solo risplendo di diafana luce. Il mio compito è anche quello di essere una cantastorie al popolo degli uomini. Io narro favole e leggende, io racconto miti ancestrali e primordiali, e con le mie parole faccio addormentare uomini, donne e bambini. E veglio sul loro sonno. Dunque, in questo quadro io, la luna, risplendo sopra la notte. La notte è una signora giovane e corpulenta. Procede sempre lentamente perché è flemmatica. Quando i mortali vanno a letto, lei, questa signora, si alza e sbriga lentamente qualche faccenda. Ma quando i mortali si alzano, lei la notte piomba in un profondo sonno. Nel suo regno, nella sua caverna, tutto si fa buio. La signora notte chiude gli occhi e io, la luna, veglio su di lei. È suo figlio il sonno che la fa addormentare. Il sonno è un signore barbuto che reca in mano un ramoscello intriso con l'acqua dell'Ete. Con tale acqua il sonno bagna il viso di sua madre la notte e le dice: è ora di chiudere le palpebre, è ora di abbandonare le faccende quotidiane, è ora di cedere al potere dell'acqua dell'Ete. Un'acqua che ha delle proprietà ipnotiche. Allora vicino alla signora notte compare il gallo. Egli sta lì a vegliare sul sonno della signora.
sta lì per proteggerla. Il gallo dice: quando viene l'alba io canto al popolo dei mortali. Ma ora la luna splende nel cielo del tuo regno, o notte, ed io il gallo veglio su di te. Voglio custodire il tuo sonno. Ecco, io la luna odo queste parole. Sento e vedo. Vedo con i miei occhi in lontananza la città in fiamme. Vedo fuochi potenti stagliarsi nel nero del cielo. Vedo un incendio che si propaga velocemente e distrugge case, alberi, cose. Ma mentre tutto questo accade, la signora notte dorme. Il suo sonno però è agitato. Ci sono infatti delle creature notturne che come incubi entrano nel sogno della notte. Questi mostri prendono forma in visioni notturne terrificanti. Saltano, si muovono, danzano. Il loro aspetto è strano. Essi entrano nel sogno della signora notte e le dicono: non ti sveglierai più, dormirai un sonno profondo. E in questo sonno sarai costretta a lottare contro di noi, i mostri degli incubi. Noi facciamo versi, gettiamo urla. Pronunciamo parole di morte e di distruzione. La signora notte dorme e non può svegliarsi. E la sua mente è un palcoscenico in cui gli incubi recitano il loro pezzo teatrale. La notte sogna mostri terrificanti e il suo sonno è agitato. E il buio culla questo dormire, mentre la tenebra avvolge tutto. Ma io che sono la luna veglio sulla notte, e anch'io entro nel suo sogno per rincuorarla, e le dico: tra qualche ora splenderò sul popolo degli uomini, e qui da te, o notte, sorgerà il sole. Allora io, la luna, uscirò dalla tua caverna e tu, o notte, ti sveglierai. E gli incubi saranno finiti. Così parlo io, la luna, che risplendo in questo quadro di Dosso Dossi. E sto qui per narrare a uomini, donne e bambini la favola della notte. Una favola antica che giorno dopo giorno si ripete. Una favola che io, la luna, amo narrare. Poiché sono una cantastorie ed ho un sapere ancestrale. E una forza misteriosa mi spinge a raccontare. A narrare al popolo degli uomini la favola della notte.